La senatrice Liliana Segre ha voluto che la scritta indifferenza fosse messa all'ingresso del memoriale della Shoah di Milano per ricordarci che insieme ai partigiani e ai combattenti per la libertà vi furono molti che si voltarono dall'altra parte, in cui, come dice lei, è facile, più facile, far finta di niente. Nell'onorare la memoria di chi lottò per la libertà, dobbiamo anche ricordarci che non fummo tutti noi italiani brava gente. Dobbiamo ricordare che non scegliere è immorale, per usare le parole di Arton. Significa far morire un'altra volta chi mostrò coraggio davanti agli occupanti e ai loro alleati e sacrificò se stesso per consentirci di vivere in un paese democratico. Ma è nella ricostruzione del presente, di un presente in cui il ricordo serve a dirci quel che non vogliamo ripetere, che avviene la riconciliazione. È la ricostruzione basata sulla fratellanza, sulla solidarietà, sull'amore, sulla giustizia, che porta alla riconciliazione. Queste stanze, che un tempo videro orrori, da domani vedranno visitatori, anche speriamo molti giovani visitatori, che vogliono conoscere la storia d'Italia. È per questo che sono contento, molto contento, di celebrare con voi la festa della liberazione in un luogo simbolo. Sì, sì, è un luogo simbolo del periodo più nero vissuto dalla nostra capitale, ma è anche simbolo oggi della rinascita dell'Italia intera. Vi ringrazio.